calcissimo il tiro! Mamma mia che gol! Fine primo tempo tra Real Pacino e Cremeria Pignalosa, risultato di 1-1. Andiamo a intervistare Bilotto, Renato! Vieni. Renato, allora, risultato di 1-1, sì. Una buona partita, siete andati in vantaggio, poi vi hanno rimontato. Sì, vabbè, partita equilibrata, siamo già andati da ambo le parti bene, abbiamo fatto più o meno gli stessi rapporti, le stesse azioni, cerchiamo di fare gol così, dobbiamo cercare la vittoria, dobbiamo cercare il gol, siamo quindi, giocando bene, quindi speriamo di fare così. Gol. Sì. Va bene, in bocca al lupo. Grazie. Il secondo tempo, andiamo dai Pignalosa. Antonio! Andiamo dal capitano Pignalosa. Allora, un buon primo tempo, avete rimontato. Nel secondo tempo cosa si deve fare per vincere la partita? Allora, la partita è abbastanza equilibrata. Siamo due squadre che vogliono vincere. Entrambe abbiamo perso la prima partita. L'importante è che non ci facciamo male. Poi chi vince, basta il divertimento. Giusto questo. A noi basta solo divertirci. Il resto è tutto in più. Va bene, dopo questo grandissimo gesto fair play possiamo ringraziare e chiudere il collegamento, ci vediamo dopo. Buonasera e benvenuti nel post partita tra Real Pacino e Cremeria Pignalosa, il risultato terminato con il punteggio di 4-1 per il Real Pacino. Manca con noi il rappresentante di Cremeria Pignalosa, silenzio stampa sgradevole. Ma rimaniamo con il migliore in campo, accudiamo anche la medaglia del Real Pacino. Fabiano, ottima partita dal punto di vista personale, forse all'inizio del primo tempo eravate tirati, ma la sconfitta della prima giornata forse vi pesava ancora nella mente, un po' contratti, poi il secondo tempo ben giocato, siete riusciti a stare bravi anche a gestire il nervosismo degli avversari, non siete caduti in provocazioni. No. Purtroppo l'abbiamo detto anche la prima giornata, siamo una squadra nuova, dopo 4 anni abbiamo cambiato 4 innesti, ci dobbiamo un po' amalgamare, il girone è fatto proprio per farci amalgamare, mentre la fase dei playoff puntiamo come sempre a arrivare tra le prime 4 almeno della manifestazione. Ottima prestazione personale, abbiamo colso un po' tutti, siamo sacrificati un po' tutti i ruoli, va bene così, potevamo fare di meglio però non ci lamenta, partita dura ma è calcio. Giusto. A chi dedichi questa medaglia? Questa tua la mia prestazione la dedico alla squadra che si è impegnata, a Bilotto e alla mia ragazza che oggi fa 19 anni. Auguri alla fidanzata di Fabiano e salutiamo con questo saluto. Ciao.